Ecomondo 2021 finalmente in presenza, siamo nel padiglione C1 e ci troviamo ospiti dello stand del gruppo ERA. Il gruppo ERA è il classico standista che non ha bisogno di presentazioni. Un'azienda leader, una multi-utility leader in Italia nei servizi idrici, ambientali ed energetici. Ogni anno ERA è in grado di stupirci con la creatività e l'originalità degli allestimenti. Ci troviamo qui con Maurizio Giani, direttore marketing di ERA Ambiente, che è anche stato fondatore, ideatore e curatore del progetto SCART. Che cos'è il progetto SCART? SCART è il progetto di comunicazione del gruppo ERA. Ovviamente è un progetto artistico, però 23 anni fa, quando l'abbiamo pensato come progetto di comunicazione. Quindi ogni anno ci presentiamo a Ecomondo con un nuovo progetto. Quest'anno lo stand è stato allestito con omaggio a Fellini, ma in realtà era il progetto dello scorso anno, dell'edizione saltata. Il progetto artistico 2021 è Dante la Divina Commedia, dove nella hall principale abbiamo portato 6 teste di Dante che rappresentano la statua che Enrico Pazzi ha realizzato nel 1865 e oggi presente in Piazza Santa Croce a Firenze. Ma oltre alla bellezza che è oggettiva di queste opere d'arte, qui abbiamo immediatamente alle nostre spalle a farci da, diciamo, Pigmalione Federico. Qual è la particolarità di queste opere? Di che cosa sono realizzate? Le nostre opere sono realizzate solo esclusivamente di rifiuti industriali, perché questo progetto è nato all'interno di una delle aziende del gruppo ERA, dove si ritirano quotidianamente scarti di rifiuti industriali. Abbiamo allestito, appunto, da tanti anni dei laboratori artistici, dove gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze, Carrara, Bologna, Ravenna vengono da noi in workshop che durano normalmente una settimana, 10 giorni, e in questo periodo, questo tempo, realizzano le opere a fronte di un progetto che è stato precedentemente studiato a tavolino. Ambiente, arte, economia, è solo un'operazione di marketing o è uno stile di vita? No, questo è un messaggio fortissimo, perché l'arte è indubbiamente un linguaggio trasversale dove arriva a tutti, e con questo sistema noi, la nostra intenzione è sensibilizzare il tema del riuso, il tema del recupero, il tema della sostenibilità, il tema dell'economia circolare. Oggi parola molto in voga, ma 23 anni fa non esisteva questa parola, quindi questo progetto, la forza di questo progetto è che funzionava tanti anni fa, ma funziona ancora di più in questo momento. Quindi un progetto innovatore che ha saputo guardare lungo, ha saputo essere lungimirante e anticipatore, e di cui noi oggi ancora una volta ci godiamo la bellezza. Grazie.